I distretti industriali costituiscono la base produttiva del Made in Italy, cioè di quell'insieme di produzioni della moda, dell'arredo casa e dei prodotti alimentari mediterranei in cui l'Italia vanta una specializzazione internazionale pressoché unica. Secondo una recente ricerca di Montedison dell'Università Cattolica di Milano, il Made in Italy ha assicurato alla bilancia commerciale italiana negli ultimi anni costantemente una attivo commerciale di oltre 150 mila miliardi. Ma la cosa interessante è che oltre la metà dell'export del Made in Italy proviene da distretti industriali. Questi distretti industriali sono conteggiati circa in 200 in Italia, rappresentano un'occupazione complessiva di oltre 2 milioni di persone e sono localizzati principalmente nel nord e centro, ma negli ultimi anni sono sviluppati anche nel sud Italia. Il segreto dei distretti industriali è la grande capacità di valorizzare la tradizione artigianale italiana e di portarla su scala industriale e a livello mondiale con una forte corrente di esportazioni. C'è anche una capacità di avere molto successo nella distribuzione, questo è vero soprattutto nei distretti che operano nell'ambito del sistema moda. I distretti industriali più famosi sono quelli delle piastrelle ceramiche di Sassuolo, dell'oreficeria di Arezzo e Vicenza, della rubinetteria e dei casalinghi del Lago d'Orta e di Lumezzane in provincia di Brescia. Poi ci sono naturalmente tutti i grandi distretti storici del tessile, quindi Biella, Como, Prato, ma anche distretti più recenti che risalgono al secondo dopoguerra, come quello delle calze di Castelgoffredo che ha conquistato una leadership mondiale. Le quote di mercato mondiale detenute dai distretti industriali italiani nei rispettivi settori di attività si collocano intorno al 10-20% circa, ma vi sono distretti industriali che sfiorano quote di mercato mondiale anche intorno al 40%. Ci sono distretti naturalmente maggiori, con fatturati superiori ai 5.000 miliardi, ma anche una quarantina di distretti con fatturati oscillanti tra i 1.000 e i 2.000 miliardi, senza contare una miriade di distretti più piccoli, possiamo citare quello dei Bottoni di Bergamo piuttosto che quello delle Forbici di Lecco, o quello delle selle da bicicletta nella provincia di Vicenza, che fatturano intorno ai 100-200 miliardi di lire.